Ciao, sono Luigi, vengo dall'Istituto Comprensivo Cisalpino, classe prima E. Oggi vi leggerò un brano del libro intitolato Scipì di Mario Lodi. Quando il nido fu pronto, liscio, soffice e rotondo, Passerì vi depose tre uova e le covò. Di giorno Scipì andava e tornava dal tetto e ai campi in cerca di cibo per sé e la compagna. E alla sera si accovacciava accanto al nido in attesa del sonno. Nasceranno? Si chiedeva. Tutto andrà bene, gli sussurrava la passerotta. Vuoi che lavoriamo tanto per nulla? Qualche volta, quando il sonno tardava a venire, ascoltava i rumori della notte. Ogni sera, chissà perché, le coppe di bronzo della torre si mettevano a litigare facendo un chiasso tremendo che correva per la campagna e faceva tremare le uova sotto il corpo di Passerì. Fortuna che il nido è molleggiato con la neve dei pioppi, essa diceva, se no le uova andrebbero a pezzi. Il guaio era che, a sentir quelle, anche le altre coppe di bronzo dei dintorni saltavano su a brontolare. Dopo un po', però, il chiasso cessava e la notte ritornava calma. I figli di Scipì ruppero il guscio un mattino di settembre, mentre le rondini, lì vicino, parlavano della prossima partenza. Zitte! Gridò Passerì a tutte quante. Allora le rondinelle si fecero attorno al nido e la passeretta alzò le ali. Erano nati tutti e tre. Scipì saltò al collo di Passerì, l'abbracciò stretta e sparì. Di buco in buco, di letto in letto, di pianta in pianta, come aveva fatto la sua mamma quando era nato lui. Gridò la sua felicità. Tre! Diceva. Tre! Sono nate tre!